Amici di Imperia TV, siamo ad Imperia, ospite della Fiera del Libro, e siamo con Lorenzo Beccati che oggi presenta Il Faro delle Lacrime. Domande queste secche, non è che c'è penso. Va bene, questa è una vecchia gag che facciamo da anni, siamo un duo di avanspettacolo. Il Faro delle Lacrime è un giallo molto particolare davvero, perché procede per colpi di scena. Normalmente si dice che in un libro americano ci sono ogni 20 pagine c'è un colpo di scena forte, nel mio caso sono molte di più, perché ho voluto proprio procedere con questo sistema. La storia è una storia davvero curiosa, c'è un faro, c'è un uomo che è il guardiano appunto di questo faro, ci sono dei delitti, arrivano delle donne nel faro già morte, insomma, sono donne bellissime. Cosa fanno lì, cosa c'è nel passato di questo uomo, è lui il colpevole? Insomma, ce n'è abbastanza per insomma, stare 3-4 ore almeno in compagnia del mio libro. E che è un libro adatto a tutti? Assolutamente sì, perché è un libro che può leggere chiunque, non ci sono scene particolari, scabrose o troppo sanguinarie, è un libro che si lascia leggere, insomma. Come sempre il finale è mozzafiato, ragazzi, brava signora, grazie. Ringraziamo la signora, che era mia mamma, la scusiamo. Sì, il finale ovviamente, come si usa ormai fare, è più di un finale, sono diversi finali messi insieme. Io credo che sia un buon libro, io sono contento insomma, di averlo scritto, mi sta dando grandi soddisfazioni. Amici di Imperia TV, ringraziamo Lorenzo Beccati, grazie. Grazie a voi amici.